Ciao a tutti ragazzi, sono contento, questo video non doveva andare in onda oggi, era da tantissimo tempo che lo dovevo fare e siccome non mi è arrivato, che cosa? Il modem di quei cornuti della Wind infostrata, non mi hanno mandato il modem, ma questa è una storia a parte. Perché parleremo proprio di Wind impostate delle compagnie telefoniche che praticamente fanno cagare. Comunque, scusate il rumore di sottofondo, sto avendo problemi con l'acquario. Comunque, cosa consiste la cosa? Che praticamente mi sono passato la linea fibra a casa. È venuto il tecnico a confermare tutto, ha passato la linea. Ok. Direte, ma già ce l'hai attiva? Il tecnico mercoledì di 2 settimane fa, 3 settimane fa, non ricordo, mi ha installato la linea, mi ha detto che doveva arrivare il modem, anzi non è ancora arrivato e adesso ancora aspetto sto benedetto modem. E praticamente niente, hanno sbagliato indirizzo di spedizione, hanno sbagliato tutto e ancora sto modem si è perso. Vado alle ciance, ma andiamo a vedere cosa mi ha dato la bella e cara vecchia Wind. Quindi mi ha dato una telecamera che praticamente registra in 1080p per tenere sotto controllo lo studio. In questo caso qui è la TP-Link, qui c'è il manuale. Addirittura qui ho comprato un libro di Geronimo Slipton, Benvenuti a Rocca Taccagna. Bel libro. E poi nulla. Questa era la videocamera. Aspetta, vi faccio vedere. Era la D-Link, no TP-Link, dovete scusarmi. Praticamente registra, la connettete col telefono di casa, anche notturna, collegandola con attraverso il modem dovrebbe funzionare. Meglio che vi faccio vedere qualche cosina in più. Alimentatore e tutto, poi praticamente non c'è nulla come dovete installare l'app e così potete collegare sta bellissima telecamera. Poi va bene ragazzi, praticamente è una telecamera normale che praticamente si collega con il wifi di casa, dovrebbe essere tramite un'applicazione, un server, vi dovrebbe far vedere la stanzetta ovunque siate. Il motion, potete mettere anche questo tipo un allarmino. Poi allarga aria, poi c'è monitor allarga aria, poi a 720, poi c'è una micro SD che l'ho presa io, sta benedetta micro SD l'ho comprata ma si è persa, ah no, è qui, ho comprato una micro SD per registrare il tutto, anche per di più, per testarla e farvi sapere se funziona. Poi wireless, allora si dovrebbe collegare con il modem di casa, qui c'è scritto grandangolare come GoPro, visione notturna per vedere il buio completo. Qua play gameplay, dovrebbe collegarsi con il telefono, con il modem, qua c'è la micro SD, supporta fino a 128 GB, qua ci sono tantissime contro
strati e tantissime altre cose. E poi cosa c'è? Mi hanno dato due sim extra perché c'ho il mio, perché ho preso il modem e sono un nuovo cliente, con 50 giga e regalo questo, praticamente un portatile wifi che si può usare fuori casa con 4G e hotspot wifi. Vi ricordo di levare il pin dalla scheda che vi danno loro, se no non funziona, un emerito beep. E io sto coso lo porterò e vi farò sapere anche come va la linea window. Dove sto io non va bene. Poi qui praticamente c'è la possibilità di mettere un amico SD, che penso a cosa serve non lo so, e poi una sim in formato micro, batteria a parte e carica batteria a parte. Appena arriva il modem vi faccio sapere come va, dai.